Riprendiamo da dove eravamo rimasti. E se ancora non l'hai fatto, ricordati di iscriverti al canale. Clicca su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere le notifiche. Quello che vuoi tu. Dopo 10 mesi volevo essere in macchina. E siamo nelle Marche, strade e sterrati del Conero. Sterrati a sorpresa con Maurizio. Possiamo anche tornare verso... Posso salire di qua? No, se no facciamo la pecorara e sbuchiamo da sotto, la facciamo in discesa la pecorara e sbuchiamo lì. Vai avanti te allora, dai. Va bene. Beh, un po' si vede. Beh, si nota perché sono grandi, però... Di qua. Oh. La pecorara non è dall'altra parte? È l'altro pezzo di pecorara, però è quello interrotto di là. Ah, quello con il capito. E poi ti ho comprato lo scicaviano, Certo. Sì, ma poi a me piace curvare, c'è poco da fare. E poi più freni più peggio. No, ma guarda, sugli sci devo dire ho meno timore della velocità. Ho fatto i 70 all'ora. Tu magari farai 100, ma... No, beh, andando pezzettini dritto. Tanto io qui mi blocco, vai. L'abitudine. Eh no, ma è proprio che mi manca la convinzione. Grandissimo. Ciao. Ciao. Dai. No. Troppo duro. Ma lasciata come. Facile. Rapporto troppo duro. Ma sgommato con dietro. Ero arrivato. È una vita pagata. Non mi ha attaccato la tagliera all'ultimo.
fatta! Sì! E andiamo! Grandissimo! Oh, è la prima volta che riesco a farlo senza mettere piede a terra, Grande. Speriamo che sia venuto il video, così me lo riguardo 50 volte. Certo, beh, comunque quel pezzettino lì l'hanno rimesso a posto, rispetto all'anno scorso. Sia in discesa che in salita è più fattibile, nel senso che hanno... Sinistra, sinistra! Cazzo, è bello che ti dico io la strada. No, io lo conosco, però non sapevo se non mi... Manco so dove va. E cos'è? Vedendo te davanti, sono riuscito a fare la curva in quella specie di parabolica che di solito all'ultimo mi blocco, freno e quindi poi non fa nient'altro. Lo so, ma devi essere convinto. Quando fai lo stesso sentiero da anni, sai che c'è un punto che ti mette in difficoltà, sei purtroppo condizionato. No, ma l'importante appunto è averlo fatto una volta, giusto, convinto, ti rendi conto che lo puoi fare e poi non c'è più problema, spero. Per questo ti dico, me lo devo rivedere 50 volte il filmato. Comunque c'ho la gamba finita ormai. A ieri qui ho beccato uno scoiattolo. Sì. Lo so. Sinistra. No, ecco, per questo ti dico, la prossima volta che vengo giù, già che porto la bici da corsa, perché voglio andare a farmi il sassotetto. Però se il 1 novembre è già Beh, ma io guardo sempre le previsioni, infatti tu pensa che le ho guardate anche in questi giorni ed ero rimasto con l'applicazione impostata su Sassotetto, dico, toh va che c'è tanto vento oggi, invece era Sassotetto, non era qua.
per la serie igieni, cioè ma si può parcheggiare la macchina lì, cazzo? C'era anche un cartello su, non so se l'ha messo loro, non ho fatto in... Cos'è? Sì, bellissima, adesso secondo me l'hanno anche migliorata, favolosa. Ti ho fatto caso l'altro giorno. Ma è bella anche quella in Val Castagno, che l'hanno messa a posto anche. Dove c'è il bivio proprio. Ma questo forse è un agriturismo, non so se fanno qualcosa. Infatti. La pietra bianca del trono è proprio quella. Andiamo di qua, dai. O facciamo... No, vabbè, è brutto. C'è un pezzo bruttissimo lì, conciata la strada. Meglio di qua. Tanto... Sì, sì, ho capito. Però, se è conciata, preferisco che sia sterrato. Conciata con buche, una strada asfaltata è peggio, perché le buche sono secche proprio. Cioè... ma si tengono meglio da sole quelle sterrate. Esatto. Poi dipende ovviamente se c'ha dei solchi. Ad esempio quella del Conero che va giù al Poggio, c'è l'ultimo pezzo che è conciato. E poi lungo il sentiero c'è alcuni punti dove c'è ancora i rami secchi, caduti, lasciati a bordo del sentiero. Ho capito, ma cioè se c'è un parco regionale del Conero va tenuto, cioè non è che lo possono lasciare così. Come hai cambiato la trasmissione? Ho cambiato il cambio dietro perché si era rotto l'anno scorso. Catena sì, catena più volte. Ma hai verificato la lunghezza della catena? Cioè io ce l'ho lo strumentino. Il rumore è lungo. Cioè, se fai fatica a cambiare la catena, no, che cambia benissimo. E allora è ancora buona. Occhio, vai avanti. Dai, ci volete 7 anni, no, Sai che quella da strada in teoria dura 5.000 km. Io sono riuscito a farla durare 8.000, ma 8.000 vuol dire 3 catene all'anno. Io l'anno scorso ho fatto 21.000 km, quest'anno sono già quasi a 15.000. Rulli compresi. Rulli compresi ovviamente, rulli compresi. Ma anche il rullo fa, Sì. La mountain bike, quando correvo ogni due stagioni, deve cambiare, indipendentemente dai chilometri. No, ma io me ne accorgo subito quando è finita la catena, cioè vedi che comincia ad avere problemi di cambiata, queste cose qui, verifico e vedo che hai raggiunto il limite. Solo che ormai io la compro in anticipo quando vedo che su Amazon ci sono le offerte. Tanto so cosa mi serve per la mountain bike, cosa mi serve per la strada, le prendo, perché se ti ritrovi come mi sono ritrovato l'anno scorso in piena estate che mi accorgo che è finita la catena, poi vai nei negozi e te la vendono a prezzo pieno, cioè che è una roba disumana. Io l'ultima l'ho pagata 27 euro,
L'ultima mi pare che l'ho pagata a 27 euro e il negozio te la vendono a 40. No, 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 parlo della di quella da corsa, diciamo, per il 6008. Devo cambiare i pneumi del corso, il negozio 10 velocità. Il mio negoziante avrebbe costato 120 euro. Dipende cosa ci vuoi mettere, ma guarda sempre online, cerca online, fai la ricerca su Amazon, su Lord Boon e basta. Allora, io qui cosa c'ho? No, su quella da strada. Ah, su quella da strada 11.32. Però devi avere il cambio apposta dietro, con la gabbia lunga. Questo video è finito. Metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video delle strade sterrate del Conero continuano. Ciao, alla prossima!